La Due Helping Team ha rivolto le sue videocamere ad un evento sensazionale, il Bio Blitz. E oltre a numerosi stand messi nella piazza del piccolo paese di Colle Pardo, organizza escursioni naturalistiche in cerca di biodiversità. Una foto di Cristo. Stanno pure i cervi. Aspetta. Scusa. Non posso dare una giocata meglio a... Stavolta qua. A turni, con un pulmino, si raggiungono le mete prestabilite. Questi nuclei di persone si radunano assieme a degli specialisti, che mostreranno a chi li segue, adulti e bambini, tutto ciò che bisogna fare durante l'escursione. Ovvero osservare la natura per poi decidere insieme allo specialista di quale specie si tratta. Nella natura selvaggia, dove in ogni angolo che si volge lo sguardo si rimane sempre a bocca aperta. Le ombrelle dei fiori, delle frittelle, delle cose. Non si usa per fare la sambuca? La sambuca no, nonostante il nome non si usa questo, okay. Si usa l'artemisia per aromatizzare la sambuca. Poi questo rovo adesso è stato un po' spaccato. Rubus ulmifolius. Poi lo specialista del settore appunterà su una scheda il nome scientifico della specie e il luogo dell'avvistamento. La natura nei Monti Ernici è in pieno fermento e non è difficile sulle rive di questo gelido torrente scorgere la rana italica. Anche noi del team siamo specialisti, ma del nostro settore, erpetologia. E non sono mancate le occasioni per mostrare anche un po' di erpetofauna. Sentiamo Mirko cosa ci dice di questa magnifica annatrice dal collare. Anche fino a quasi un chilo senza problemi. Sono incrugito intero? Intero. Usano i denti per iniziare a bucare la pelle, perché okay. Si tende a gonfiare. La capacità di fingersi morta. La tanatosi, ma questa non lo fa, non so perché, è strano. Non è addestrato. Non è addestrato. Ma in genere i giovani esemplari non fanno tanatosi. La lingua è un altro organo sensoriale. C'è un apparato che si chiama apparato di Jacobson, che percepisce tutte le particelle odorose presenti nell'aria. La lingua dei serpenti è biforcuta appunto per capire le direzioni da cui vengono gli odori. Interessante. E l'odore lo manda per difesa, per difendersi? Sì, la puzza che emana sono delle ghiandole presenti sulla cloaca. Sarebbe una simulazione della putrefazione. Cioè quindi quando fa vedere quando che è morto, fa vedere. Ma liberiamo questa creatura inoffensiva e vediamo cos'altro ci ha da mostrare madre natura.
un'arvicola rossastra, con fare buffo, si azzarda ad uscire dalla tana in cerca di cibo. Sta calando già il sole, ma non è finita qui. Nella piazza di Collepardo, dopo una grande cena tra specialisti e non, una volta calato il sole, si va alla ricerca delle creature della notte. Ed incontriamo lui, il Ghiro, che tutt'altro che timido si lascia riprendere dalle nostre videocamere. Noi adesso stiamo ascoltando il volo di un gruppo di pipistrelli e dovrebbero essere pipistrelli pigmei, una specie abbastanza interessante. Io lo capisco soltanto dalla frequenza di questo ticchettio che viene praticamente una trasformazione dell'ultrasuono attraverso un cristallo di quarzo contenuto in questo tipo di bud detector che vibra ed emette quindi un suono calibrato per il nostro udito. Noi udiamo fino a 20 kHz, oltre non riusciamo a sentire. Il dottor Vincenzo Ferri è un noto erpetologo, ma si occupa anche di chirotteri, ovvero i pipistrelli. Loppi emettono anche a 120-130 kHz e ci mostra le sofisticate attrezzature necessarie per monitorarli. Si è fatto tardi ed è ora di tornare a casa.